si comincia da Luca e Paolo. È semplice, quasi scontato parlare di come la tragedia diventi farsa in un attimo, in un battito di ciglia. Ed è semplice, quasi scontato, dire la solita frase: solo in Italia. Perché in effetti certe cose sembra succedano solo da noi, solo qui. Per esempio, un presidente di regione, dopo un'alluvione tremenda, posta su Twitter questo. Non avevamo mai registrato tanta pioggia. Ma secondo lui, un uomo di 60 anni, c'era bisogno anche dell'immaginetta, delle nuvole e soprattutto le tre goccine. Sì, che visto che ha 60 anni non sa che di solito hanno un altro significato, oltretutto, ma vabbè. Vabbè, Floris, tu lo sai comunque. Sì, ma quando diciamo solo in Italia pecchiamo di vanità. Per esempio, a Ginevra la settimana scorsa c'è stato il Social Forum del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Una riunione dell'ONU, cioè il più importante forum sui diritti umani, insomma, cioè non proprio una cosetta. Ecco. E chi presiede questo forum? Chi è seduto sul più alto scranno a parlare di diritti umani? L'Iran. C'è un posticino dove vige una dittatura religiosa, ammazzano le ragazzine senza velo, sì. Spiano i dissidenti, hanno impiccato 659 persone in un anno. 659 impiccati in un anno e parlano di diritti umani. È come mettere Cassano a presiedere l'Accademia della Crusca. Ecco, o Floris a capo dell'Ordine dei giornalisti. No, questo mi sembrerebbe veramente troppo. No, questo sarebbe a parte esagerato. Gli scherzi, ma come può essere credibile un mondo così? Quando è successo che persino i diritti dell'uomo sono diventati una burletta, dai. E bisogna dire che anche in Italia questa settimana sono stati calpestati dei diritti, e scusa, a delle donne, sì. Oltretutto, guarda, è uno scandalo, io non mi fermo. Bloccati assegni da 2.500 euro al mese alle olgettine, e questo non è giusto! E allora pare che la famiglia Berlusconi alla morte di Silvio abbia detto basta all'assegno mensile e abbia pure, scusa, sì, mandato lo sfratto a tutte quante. È una vera e propria barbarie delle ragazze che per anni al presidente Berlusconi hanno tenuto alto il morale e noi del nostro amato presidente adesso vengono trattate così. Ma dico, ma è possibile? Ma cosa dovranno fare ora? Dovranno mica andare a lavorare. Ma sei matto? Comunque, leggendo la notizia, ci siamo accorti di quanto ha speso Silvio per queste ragazze. Però lo hanno calcolato i giudici, sì. Che poi l'hanno pure assolto. Pensa te. Silvione, per le sue girls, ha speso dal marzo del 2012 10.846.123 euro. Aspetta, dal marzo del 2012? Cioè, avete idea di quello che ha speso prima? Ma Silvio merita un monumento. Sai quando dicono, se avessi risparmiato i soldi delle sigarette ora ti compreresti la Ferrari? Ma se Silvio avesse risparmiato i soldi per la figa? Oggi si sarebbe comprato il Brasile intero, capito? L'avrebbe raso al suolo e si avrebbe fatto una villa in mezzo, Silvione, quanto ci manchi. Ma torniamo al nostro presidente. Finalmente Meloni ha trovato il modo di non far parlare più delle sue figure di merda, anzi delle figure di merda di Gianbruno. Perché sì, fa parlare delle figure di merda sue. Bella che te l'ho bruciata. Lo scherzo telefonico, la notizia la sapete tutti, Vovan Alexus, due comici russi. Sì, due comici russi che si chiamano come due Toyota, sì. Hanno ingannato la Meloni spacciandosi per un importante politico africano. Va detto che l'accento russo somiglia tantissimo a quello africano. È identico, sì, proprio. L'imitazione dei due era talmente accurata che non ricordava Tom Cruise in Mission Impossible. No, ricordava Gabriele Cirilli a tale quale show. Era identico, però non si sa com'è, la Meloni c'è cascata. Eppure un po' di esperienza di mitomani, dai, ce l'ha. È un anno che è passato il suo tempo con Lollobrigida che si spaccia per ministro, quindi esatto. Dovrebbe no. Ma scherziamo, ma il fatto è gravissimo. Naturalmente lei, come sempre, ne è uscita in piedi. È una roba. Si è dimesso un tizio e amici come prima. Te l'abbiamo detto, governerà 300 anni, l'hai capito? I suoi nemici ce l'hai in studio te. Non sbaglia neanche quando sbaglia. Purtroppo per noi la Meloni si è lasciata andare a delle confessioni. Ha detto un po' di tutto, anche perché è stata al telefono più di 30 minuti. 30 minuti, cioè molto più tempo di quanto ne abbia passato con Tajani nell'ultimo anno. Sì. Sarebbero stati ancora di più, secondo quanto affermano i due comici russi. Hanno detto, lei voleva continuare, siamo noi che abbiamo chiuso. Lei sarebbe andata avanti, però persino loro si sono stancati di sentire Meloni. Pensa che avessero telefonato quando era premier Letta, sì. Ma proprio avrebbero appeso dopo 3 minuti. No? Comunque, come sempre accade quando un politico fa una figura di merda, partono i calboni di Stato in difesa del mega presidente. Ecco cosa ha detto il Fido Mantovano. Il presidente del Consiglio, che è un bel presidente, ha subito capito che era uno scherzo. Ha capito durante il primo minuto, poi per i restanti 29 ha passato a fare attacca tu, la verità è che ha capito subito, ma pur di non tornare a lavorare con quei dementi che si trovano nel governo, ha finto interesse per parlare col politico africano, ha detto ma chissà. Un altro che non è voluto restare indietro nelle figuracce è Giuseppe Conte, che ha duramente criticato la Meloni, ha spiegato un dossier delicato
negatissimi facendo la figuraccia internazionale. Sì, detto da uno che ha aperto gli ospedali italiani all'esercito russo. Ma come hanno fatto i comici russi a parlare con Meloni? Non hanno chiamato lei, eh? No, li ha richiamati lei. Hanno mandato una mail, sì, e sono stati richiamati. Ma guarda che saranno stati fessi quelli della Meloni. Ma guarda, vabbè, io me ne frego perché tra l'altro l'altro giorno ho risposto a una mail di un principe nigeriano che deve lasciare l'eredità e sono ricchissimo e quindi te proprio... Ma che culo! A me mai ste fortune! Lo so, ma torniamo seri. E qui noi passiamo i minuti ogni settimana a prendere in giro i politici, a sottolinearne l'inadeguatezza. Ma ogni settimana è nostro dovere anche ricordare che noi cittadini, non siamo affatto meglio di loro, che anzi la nostra classe politica è esattamente lo specchio di quel che siamo noi. Specchio riflesso, direi. E questa settimana ce lo ricordano i vigili del fuoco di Genova. Come purtroppo molti sanno, la Liguria e la Toscana anche sono state colpite da una forte burrasca, sì, che ha causato purtroppo morti, feriti, danni alle case, alle aziende, alla terra, insomma un disastro. In più su Genova si è abbattuta una mareggiata che i vecchi genovesi hanno detto essere più forte di tutte le precedenti. Onde altissime, danni tremendi. Ecco, in tutto questo, sul profilo Facebook dei Vigili del Fuoco genovesi è apparso un messaggio con delle immagini che fanno tremare i polsi. Ve lo leggiamo e vi facciamo vedere le immagini. Okay. Sono queste qua. Allora, le immagini sono queste e il messaggio dice così. Allora. Quattro immagini, eccone una, di oggi. Una di un frame di un video che metteremo nei commenti. Tre immagini le trovate nel web. La quarta foto rappresenta il soccorso dei vigili del fuoco a una persona avventuratasi sugli scogli di Punta Vagno a Genova. Persona in gravi condizioni all'ospedale e gli stessi soccorritori colpiti, ecco, più volte da onde, eccola qua, rischiando loro stessi. Dicono, il nostro lavoro consiste anche nel rischiare per salvare altri da condizioni di pericolo, indipendentemente dai motivi che hanno portato le persone a rischiare. Ma, e qua dicono, vedete, sembrerà forse strano a qualcuno, ma abbiamo l'ambizione a fine turno di tornare a casa dai nostri cari. Si spera, e rischiare di non tornarci per la stupidità di una evidente moltitudine non ci rende sereni. Cioè, quello che terrorizza in queste parole è una definizione, è quella della evidente moltitudine. Cioè, i vigili del fuoco ci comunicano che i coglioni che hanno messo in pericolo la loro vita per fare i ganassa vicino alle onde non sono una sparuta minoranza, sono proprio tanti. E le domande che vengono sono altrettante. Com'è possibile che ci siano così tanti fessi? Di chi è la responsabilità? Floris, apriamo una piccola parentesi. Secondo il Censis, 3 milioni e mezzo di persone, cioè più degli abitanti di Roma, credono che la Terra sia piatta. Altrettanti, forse gli stessi, mi domando io, credono che il Covid non esista. 11 milioni di persone, 11 milioni, cioè Roma più Milano più Firenze più Genova, pensano che il 5G sia uno strumento per controllare le menti. Ah, perché non... No, serve per telefonare. No. E la domanda che ci facciamo è solo una. Ma tutti questi imbecilli, quanto ci costano? Quanto è costato andare a recuperare quelli che si sono avvicinati troppo alle onde? Quanto costa andare a recuperare quelli che vanno sui monti quando non si potrebbe andare? Quanto costa scollare uno che si incolla all'autostrada? Che io lo lascerei incollato. Comunque sentiamo continuamente il conto della spesa sui migranti. Ma che ci costano? Questi disperati ci costano? Ma gli imbecilli, ecco, quanto ci costano? Non potremmo cominciare a risparmiare da loro? No. Purtroppo non è possibile, così come non si può neanche lontanamente immaginare una società in cui gli imbecilli perdano dei diritti, perché sarebbe una società nazista. E non si può, no? E non si può. La speranza, forse l'unica speranza, è tutta nelle mani della scuola. Degli insegnanti, sì. Degli insegnanti che, instillando l'ingrediente più importante per la crescita delle persone, che è la curiosità, Floris, riescono a far diminuire la evidente moltitudine di fessi. Però pensando a come trattiamo gli insegnanti, ho come l'impressione che, perché cali drasticamente il numero degli imbecilli, dovremmo affidarci a delle future mareggiate, sperando in bene. Che poi a pensarci, in questi casi i fessi sono il minimo due, cioè quelli che fanno il video e quelli che lo postano. Sì. E secondo voi, al governo, chi potrebbe averlo postato? Dai. Avete indovinato. Guarda che Salvini, su quella Netflix delle cazzate che è il suo profilo Instagram, eccolo qua, vedete cosa ha postato? Basta stupidità, ecco, detto da lui, che ha un valore speciale. Sì, poi ha postato il video comunque. Sì, anche perché lui è il ministro delle infrastrutture, Liguria e Toscana sono sott'acqua, e lui, aspetta, che cosa pubblica poi? Un'altra. In giro per Catania, sdraiato su un divano, caricato sul tetto di una panda. Grazie, ministro, per averci fatto sapere, se no non potevamo. C'è un argomento che ha tenuto banco in questi giorni, una cosa che ha scaldato i cuori di tutti e fatto impazzire il web. Sì, l'arrivo di Augias alla 7. Ma no. Certo che con quota 103 è possibile andare in pensione. A parte che Augias non è quello, però noi siamo contentissimi che venga qui, anche perché guardando lo studio svecchierà un po' la rete, ma non è quello di cui tutti hanno parlato. No. Il tema della settimana è stato l'avvincente dibattito
dibattito sul premierato. Oh, guarda, io non ci ho chiuso occhio tutta la settimana. Ma ce l'avremo il premier, ce l'avremo il premier. È un tema affascinante. Il governo vuole che se ne parli, premierato alla tedesca, elezione del presidente del consiglio. Sì, tutte le provano, ma basta non parlare delle pensioni, dei tagli della sanità, sì. Guarda, parlano Meloni anche... l'ha definita la madre di tutte le riforme. Sappiamo bene anche che c'è il governo, no? La madre delle riforme è sempre incinta. Sì, sì. Ogni governo la butta lì, finge di voter cambiare tutto e poi alla fine non se ne fa la minchia, no, come ma sempre. Tra le proposte c'è l'abolizione dei governi tecnici, è questo. Ma come? No, è questo. Ma se c'è una cosa che ci viene bene in Italia sono i governi tecnici. È proprio un nostro prodotto tipico. Allora già che ci siamo, tagliamo anche la pizza margherita, i parcheggi in doppia fila. Le vogliamo tagliare le raccomandazioni? Guarda, quelle non credo. Ah, no, guarda qui, guarda qui. Il governo piazza i figli di Tajani e Giorgetti nella FIGC. Diciamo che prima di occuparsi della madre di tutte le riforme, si sono occupati dei figli di tutti gli alleati. L'altro punto è l'elezione diretta del premier. Sì, i cittadini potranno finalmente scegliere. Non come adesso, che le elezioni sono state vinte da Fratelli d'Italia e la premier è stata la Meloni. O come quando vinceva Forza Italia e il premier lo faceva Berlusconi. Insomma, vabbè, vabbè. Cioè, a vedere dalle elezioni è sempre uscito un premier in linea con le idee del popolo. C'è solo una persona che non ce l'ha fatta a convincere gli elettori. C'è uno che è premier, ma solo si manifesta. Secondo voi? Del governo, indovinatelo. Eccolo lì! Eccolo lì. Segna sempre lui, il Salvini del nostro. Vedete, c'è scritto Salvini premier, ma non è premier. È l'unico premier prestampato. Ma questa settimana qualcuno ha voluto fare di meglio del Salvinone con un ragionamento che vince il premio più ambito dell'anno, il premio... Il premio... Ma che cazzo? Sì, un particolare premio che si aggiudica chi ti fa esclamare quelle tre parole. Guardate cosa ha scritto il ministro dell'istruzione Valditara a proposito dell'immigrazione. Già... Partendo dal presupposto che non si capisce perché un ministro dell'istruzione si occupi di migranti, ma vabbè, ma questo... D'altra parte, se Salvini si occupa di gente sdraiata su una allora, panna... Vale tutto. La frase è questa... C'è qualcuno che ancora ignora la differenza fra il diritto di emigrare e il diritto di immigrare. Il primo è riconosciuto da tutte le carte internazionali, era negato dai regimi comunisti. Il secondo non è accordato da alcuna carta internazionale, è rivendicato dagli ex comunisti. E qui c'è già un piccolo... Ma che cazzo? Ma è la stessa differenza che esiste fra il diritto di uscire da casa propria e quello di entrare in casa altrui. E qua arriva il... Ma che cazzo? Hai visto? È matematico! Cioè, per Valditara... Che è il ministro dell'istruzione, C'è il diritto a emigrare, ma non quello a immigrare. Cioè, tu puoi uscire dal tuo paese, ma non puoi entrare nel mio. Allora, la domanda è... Dove cazzo vai? Cioè, hai il diritto di girare in tondo sotto casa? Purtroppo la risposta è solo una. L'unico diritto che hai, secondo Valditara, è di finire in fondo al mare. Grazie per averlo spiegato così bene. A dopo! Cosa sono? Dove sono? Dove sto andando? Su quale pagina mi trovo? Quale universo? Chi sta guidando? Cosa sono? Dove sono? Dove mi state portando? A quanti passi dal traguardo? Se resto ancora, quanto ci perdo? Mani e lingua legati dai vostri soldati, cervello telecomandato dalla TV di Stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Cosa sono, dove sono? Quanto costa il mio tempo? Cosa stanno tramando? Per chi stiamo vivendo? Chi ci sta bombardando? Cosa sono? Dove sono? Qui si sta surriscaldando. Bruciano già i piedi, onde alte dei metri, ci stiamo estinguendo. Mani e lingua legati ai vostri soldati, cervello telecomandato dalla TV di Stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena.
obbedisco al sistema. Io non piego la schiena, disobbedisco al sistema. A questa messa in scena non ho mai capito perché tanto dolore. Questa rabbia ormai è una gabbia in cui ho rinchiuso il cuore, deluso da ogni cosa che credevo giusta, gettata nella spazzatura, entrata tutta in una busta. Qua è tutto marcio, dalla testa ai piedi. Solo se non vuoi vederlo, non lo vedi. Quando ti sei reso conto che è tutto sbagliato, è troppo tardi ormai, hanno inventato un altro stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema. A questa messa in scena, disobbedisco al sistema. Io non piego la schiena, disobbedisco al sistema. Questa messa in scena. Essere diverso dalla massa, faccio il boia almeno quando è in corso una matassa. Odio la rissa, però la fissa
per il mio orgoglio. Io non mollo, non cerco comprensione, non amo i complimenti e odio quando tutti stanno in fila sull'attenti, col busto dritto ma la lingua tra i denti. Io non mollo. Aspetterò quel giorno in cui mi metteranno in lista per entrare anch'io e scendere in pista, ballare fino a quando non finisce la festa. Finché non mollo, io non mollo. Non mi hanno mai convinto le vostre ragioni quando dite che mi servono le raccomandazioni, ma la musica non è per coglioni. Io non mollo. Chiedono soldi in cambio di successo, ti portano ad X Factor, buttano nel cesso. Per qualche bella piotta avrò visibilità e quei 5 minuti di celebrità. Costretta a scrivere solo canzoni d'amore, vuote la mia piuma incarcerata per ore. Pregherei un Dio come nelle favole, ma non posso credere di nuovo nelle favole. Siamo fatti che non so descrivere, perché certe cose le devi vivere. Siamo macchine da portare al limite, attimi da scrivere. Siamo fatti di noi stessi e degli altri, coi contagi alti. Vedo a scatti, forse perché siamo fatti, che si succedono, lo sai, lo sai. Che ora guardo pure Sky, lo sai. Lo sai che non moriremo mai, il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare, il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, niente che ci possa separare, il fatto è che non c'è fatto come te. Siamo passi sopra terreni arsi di senso, siamo dentro momento dopo momento, fatti di vento, sazi di mentos. Il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare, il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, che ci possa separare, il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è un posto più bello di te dove viaggiare, il fatto è che non c'è un posto più bello di te, il fatto è che non c'è un posto più bello di te dove abitare, il fatto è che non c'è posto più bello di te e ridere a crepapelle sotto le stelle a contatto con la nostra pelle, il fatto è che non c'è niente più bello di te. Il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è niente.
niente che ci faccia ragionare. Il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, niente che ci possa separare. Il fatto è che non c'è un fatto come te. Lo sai che non moriremo mai. Lo sai, lo sai, lo sai, che non moriremo mai. Lo sai, lo sai. Τα σάπιερα ύπμα καζίκ, ο ρούτου φλιέρα ύπμα καζίκ, άμα ηχός, άμα ηχός. Τα ρούτα να λέρα βρέσταζι, αρουάπας νέσερε βιβάζι, άμα η χόλος, άμα η χόλος. Εκού λαβεύα ή εκόρ καλούζερ η Ρώμα ορή. Το προπλέτ ένε πλή αυτή, ο του Ιάνου ένα πλή αυτή, άμα η φόλος, άμα η φόλος. Εκώ βαλεβάνου αβεβαλή, εκάπιδολος αβάγραπε. Ero male era su nevasi e mi si leve socolo vede. Arutana e noi somme e traucal i nostri cresci legna, amai legna, amai colo. Dove non senti niente, niente assente.
ragione, ma le soluzioni non vengono da sole. Ma lascia andare quel pensiero all'alba da quel ponte nero. Davanti il sole nasce in mezzo al pianto i binari del treno. Che riaumentano i consumi delle caldaie. E dai, che ritorneranno ancora i bonus vacanze. E dai, sono promesse latitanza a chi sceglie di stare dentro le proprie celle. Sono permesse le carezze, ma dipende dalle circostanze. Dipende. Forse dipende da chi decide, chi sceglie. Dipende, forse dipende da quanto costa, quanto si spende. Dipende dalla curva se scende e da quanto si vende. Dipende, dipende, dipende se nessuno si offende. C'è anche il numero verde. E dai Italia, e dai gente. Dipende, forse dipende da niente, da sempre, dalla tua mente. Dipende, c'è gente che non dipende da niente, c'è gente che si difende da sempre. E dai, ha paura chi non è mai stato sulle faglie. È dura, il mondo è pieno di battaglie, ma non vince la cultura. E dai, che ci rimborsano i biglietti, torneremo nelle fogne sui traghetti. Non crolleranno più ponti, ma faremo delle grandi muraglie tra i ghetti. E dai, pagheremo gli affitti con il bonus relitti, coi sogni interrotti. E dai, torneranno gli abbracci, butteremo via i cocci. E dai, Italia coi suoi mostri. Dipende,
forse dipende da niente, da sempre, dalla tua mente dipende, c'è gente che non dipende da niente, c'è gente che si difende da sempre e dagli Italia, dagli gente dipende, forse dipende da niente, da sempre, dalla tua mente dipende e dagli Italia, dagli gente, dagli Italia, dagli gente. Mi rimane la musica e qualche casino ad accendere
Già si sente in gabbia e crescono i seguaci dell'impero. Non sembra vero ed alla fine forse è più sincero. Chi vede nero ed è troppo stressato, perché il futuro è cieco ed il presente è già passato. Il sole dentro te stesso ti scalda il cuore, ma il cuore io dove l'ho messo? In fondo al mare, dentro un amore, in cima al letto, sotto le suole delle scarpe. 39, numero fisso, me la prendevo con me stesso. Lo so che non risorgerò, questo non è un e forse è meglio che sia tutto come un lunedì. Ma sì, non morirò, perché non vivo per un like, non uso i bot. Odio l'arresto, ho rifiutato più di un posto fisso, che se sto troppo fermo io collasso, perché ogni giorno devo fare un passo verso me stesso. Non c'è una direzione che mi piaccia, io sono l'acqua, il tempo e la borraccia. Vivo col terrore nella tasca,
odio la massa e basta, sono uno stronzo, tra due minuti già sono sbronzo e me ne frego della cassa, del capitale, voglio morire su un'astronave asceso al cielo, non sarò il primo, sarò il secondo a finire su un Vangelo, ma so che non risorgerò, questo non è un film e forse è meglio che sia tutto come un lunedì, ma se non morirò diventeremo dei robot coi fili burattini dai profili al top. La mente, tamburi che martellano il presente, le percussioni on the road, ferme al download, sognavo ma eravamo persi, all'ombra di un gran canyon, filmavo con la Canon, grandi film americani, nel cervello gli uragani, non ricordo dove sia, casa mia la polizia che rompe, sarà una fantasia. Dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio, mi sento morire, se non facciamo più a botte qui. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così. Tutto sembra intatto, senza un difetto, sento l'acqua nelle vene, nuota le sirene, silenzio una chimera, liscia come cera, infiammo una preghiera. Ma se tutto fosse vero non sarebbe tutto nero, Dante Alighieri, i carabinieri, le guerre di potere, economiche barriere, in condizioni estreme siamo vivi e morti insieme, ma dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso sì, dammi altri giorni così, perché mi annoio e mi sento morire, se non facciamo più a botte qui, dammi altri giorni così. Quando sdraiata sul tappeto mi venivi a consolare, non sentivi la paura, era spettacolare, le passeggiate all'alba, il fresco dell'estate, per non cancellare le ore scontate insieme, sembrerà banale, la pioggia non sembra più reale. Te che sei scomparsa poco prima di Natale, adesso dentro e fuori c'è il delirio universale, ma dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso sì, dammi altri giorni così, perché mi annoio, mi sento morire, se non facciamo più a botte qui, dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così, sì. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così, che mi fanno bene. We'll be right back.
vorrei una vita a quattro zampe, senza indossare le mutande, e verso l'alba pancia all'aria accanto a te, vedere il sole sorgere. Vorrei una vita da felino, che può restare sempre bambino, e consolarmi coccolandomi con te, per poi tornare a piangere. Vorrei una vita barilla, con più camomilla e meno caffè, e se ci sei te, la vita è più bella, con pane e Nutella può rinascere, rinascere. Vorrei una vita con un po' di spray, io che la coca non l'ho presa mai. Vorrei una vita a mulino bianco, ma non scambierei con nessun altro la vita di Marco. Vorrei una vita a quattro zampe, per affrontarla con le unghie, sentire meno freddo, avere un altro sangue, lasciare le mie impronte in ogni istante, e miagolando piano piano farti capire che ti amo, che non ti abbandono, non sono come un essere umano. Vorrei una vita barilla, con più camomilla e meno caffè, e se ci sei te, la vita è più bella, con pane e Nutella può rinascere, rinascere. Vorrei una vita con un po' di spray, io che la coca non l'ho presa mai. Vorrei una vita bianco, ma non scambierei con nessun altro la vita di Marco. E la casilina nel buio la notte, mentre correvo un po' fatta, senza paura di essere forte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Mi mancano i nostri scherzi, i nostri sogni illusi e persi, i tuoi messaggi appena sveglio, la birra calda e le sigarette. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Mancano le nostre
nostre canzoni tristi, scritte in cucina, colme di ira, logorante l'attesa di voi artisti, di chi come me artisti aspira. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Cresco ma sento tutte le grida di chi dalla cima si butta ed affronta, usa le lacrime come pesticida e con il sangue lascia un'impronta indelebile sul suolo, trova un pensiero represso dal volto dell'odio. Amore, ricordati di noi se esisti davvero, perché qua giù di vita si muore. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. L'estate ti sorriderà, vivrà. L'amore è un'orma sulla sabbia che tu vorresti ritrovare. L'amore è il tempo che ti cambia, è il sole che ti fa sudare. Sua felpa bianca nei sogni tuoi, distanza che porta da lei lì nella sua stanza. Ricordi ne hai? Quando lo incontri tra la gente, lo riconosci dai suoi occhi. L'amore è l'onda che tu tocchi, è il sale che si sente in fondo al blu di questo enorme mare. Ci sei anche tu, l'unica che so amare, forse laggiù. In questa lunga spiaggia ci sei anche tu, e scende un po' di pioggia e senti che ti manca, dolce com'era la luna che imbianca le onde della sera. Gente che canta su questa scogliera, in fondo al blu di questo enorme mare. Ci sei anche tu, l'unica che so amare. L'amore è un'opportunità, prendila, l'estate ti sorriderà, vivila, l'amore è un'opportunità, prendila, l'estate ti sorriderà.
da dire che non vorrei aver nulla da dire. E in fondo non vorrei neanche stare qua. Le tue parole adesso non mi sfiorano più e fidati di me. Va a dar lezione a quel che rimane dentro di te. Ho fatto errori e ne continuo a fare, cerco di buttarmi giù. Ma questo quinto piano mi impedisce di volare giù, giù. Non riesco a sopportare le giustificazioni, le mie ricerche d'attenzione. Voglio farmi odiare perché a volte ciò che di buono rimane scompare. Da questa mia mente surreale, da questo istinto primordiale che non mi lascia in pace. Preferirei uccidermi per dimenticare questa ossessione maniacale che mi amplifica tutto il male. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace di farla finita adesso. Odio la compagnia ma continuo a cercarla in ogni persona. Non so cosa sia ma non riesco a trovarla, una fantasia. Sta pace interiore è una frenesia, un'invenzione che mi fa impazzire. E che mi sono legata e queste catene mi stringono gli organi alle pareti. E tutto quello che ho da dire è che non vorrei aver nulla da dire. In fondo non vorrei neanche stare qua. Chissà se tutto questo rimarrà o morirà quando il mio corpo se ne andrà. Senza anima vago in questa città vuota, ormai sembra un'eternità. Se tutto questo rimarrà o morirà quando il mio corpo se ne andrà. Senza anima vago in questa città vuota, ormai sembra un'eternità. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Coraggio, non ne sono capace.